Okay, so this is the structure I tried to do on the pitch with four exercises, but I only made three. But it's no problem, we are going to cover that up. So for counter pressing, we need four things. We need the organization before the ball. We need to organize, we need to think about counter pressing even before we lose the ball. So while we are attacking, we have to think of counter pressing. Il counter-pressing lui ha trovato quattro fasi fondamentali. La prima è l'organizzazione prima che la palla sia persa. Come vedrete poi nei video che lui ha organizzato, che poi vi mostrerà, è una fase molto importante e senza di quella non si riuscirà poi a fare nulla. È una struttura che è l'elemento necessario per poi andare a fare il counter-pressing. If we have this organization and this structure, we need to make our players mindful that they have to use it. Because when I grew up and I was 5 years old, everybody said, don't play the ball in the tight situation, we are going to lose the ball. But in counter pressing, we need to do that. I'm going to show you a video of the play. Una volta capito cos'è e come applicare quella struttura, bisogna che i nostri giocatori crescano pensando che il counter pressing sia una tattica efficace. Quindi che siano convinti che applicando il contropressing noi avremo dei vantaggi. Ci sono dei giocatori che sono stati cresciuti sentendosi ripetere non passare la palla nella zona in cui c'è più densità perché lì andrai a perdere la palla. Questo è l'opposto del contropressing. So if these two things, these two structures are in place and now the ball is lost, we have the opportunity to pressure the player in possession. That's maybe if you in 2 months or so talk about the stage and talk about that German guy. And the one thing you should remember is this one: pressure the player in position. Una volta definite le prime due fasi, quindi la struttura prima di perdere palla e il pensiero del giocatore convinto che il contropressing sia una tattica efficace, ci sarà la terza fase che è la pressione sul giocatore che è entrato in possesso della palla. Questo è molto ricorrente nel pensiero tedesco. And after that, if we apply pressure, so if I have pressure on the player in position, then there are some strategies, some variations. And that comes after this arrow, and I call it control the space around the ball. So there are some strategies I will show you in the video that you can do, maybe to provoke a long ball, if you prefer, or to provoke a short play, and then I can attack there, get the ball back by the pitch. So these are the small elements that we're going to emphasize in this structure, in this main point. Una volta organizzata la pressione sul giocatore che è in possesso palla, ci saranno due strategie per poterne uscire, che saranno o il passaggio corto a un compagno vicino o il passaggio lungo. Queste sono cose che comunque chi va ad attuare il pressing deve considera quando lui va in azione, e lui ha chiamato controllo dello spazio attorno alla palla queste decisioni che vengono forzate, in cui il giocatore in possesso di palla viene forzato a giocare, quindi palla corta o palla lunga, sono comunque due decisioni che si lasciano alla squadra avversaria, ma sono indotte, non sono propriamente libere. So what we are going to do now is we focus on one point, the other ones after the first point, and look at some video that is going to emphasize some points maybe more clearly. Ok, nel primo video vedrete la fase di organizzazione, quindi l'organizzazione strutturale da parte dei giocatori che sono in possesso di palla, ma ancora prima di perdere il possesso della palla loro hanno già organizzato una sorta di gabbia per essere pronti a recuperarla immediatamente. So this is the first video, it's without sound, but it's no problem. But the one thing I want you to focus on is the players of Bayer Leverkusen against Borussia Dortmund. It's 2 years ago, I think, and the structure of Bayer Leverkusen in their build-up. So just look at the players of Bayer Leverkusen. Okay, in questo video, la cosa su cui mi chiede di focalizzarsi sono i giocatori di Bayer Leverkusen, e semplicemente 1, 2, 3, 4 e 5 e vedere come si porranno in campo una volta avuto la palla.
Oh. So this for me is a good example. For example, this is Hoiting Song, a left winger. And normally you would expect a winger out of the view, maybe here on the line, on the outside line. This is the right winger, you normally would expect them here. We have two strikers and Calhanoglu in this position. And this position is crucial. From an attacking point of view, you obviously would say, okay, he's a passing option for this player. That's right. So attacking and counter-pressing go hand in hand, so to speak. But also, if he loses the ball, let's say he loses the ball, he has the perfect position to immediately apply pressure. And this player is near the ball, and this player is near the ball, and this player is near the ball. So the structure, even before you lose the ball, is crucial to the whole strategy. Questo per lui è il perfetto esempio di cosa significa organizzare una struttura prima di perdere la palla. Normalmente i due esterni di centrocampo sarebbe di solito diciamo si trovano non qua e non qua, ma potreste vedere uno qua davanti e uno qua in basso. La cosa che loro fanno è creare delle città qui in modo che il giocatore, i due attaccanti ricevono palla. Questo attaccante, una volta ricevuta palla, può scaricare e avere ancora il possesso di palla, ma se lo perde, il giocatore, il centrocampista centrale, è subito pronto per andare in pressing e recuperare palla. So, the first thing is the organization before the ball is lost has to be more tight. We have to create tight situations. We have to create situations in which are where are a very lot of players of my team. So I have passing options, that's the first thing, obviously. But the second thing is, if we lose the ball, we can immediately get it back. That's the first main point. Quindi il primo punto principale è quello di organizzarsi come squadra in modo che sì, abbiamo una possibilità di passaggio facile, vicina lì, ma abbiamo anche una zona di campo in cui la densità dei nostri giocatori è molto alta, in modo che se perdiamo palla noi siamo subito pronti ad andare a riattaccare e a conquistarla.